Ciao, in questo video volevo farti vedere come funziona il mio metodo ebook Bass Blues Licks. Ok? Sono 42 riff melodici trasportabili su tutte le strutture del blues. Faccio vedere brevemente, in pratica si tratta di un PDF, vengono mandati degli audio a parte che sono tra l'altro oltre 200 mega di materiale MP3 blues in tutte le tonalità per potersi esercitare a diverse velocità. Dopo andiamo anche a vedere, ce l'ho di qua, vengono mandate due cartelle. Viene spiegato come lavorare su questo metodo, anche perché tanto lavoro deve essere fatto proprio da te, cioè un lavoro di trasposizione sulla struttura blues. Quindi adesso lo andiamo bene a vedere. Vediamo ad esempio il lick numero 1. Io ho la partitura, qua mi viene detto in che tonalità è blues, quindi un blues in fa, l'accordo è fa settima, quindi primo grado, e viene trascritta questa frase melodica. Sotto c'è la tablatura, se non sei tanto avvezzo con la lettura delle note, per poterti aiutare, però attenzione al ritmo. Quindi la vai a imparare. Qua parte da questo do, quindi tasto 10, come vedi qua. Quindi questa qua è la frase di base di questo blues. Qua sotto viene descritto cosa devi fare, cosa a cui devi stare, magari prestare attenzione, oppure viene spiegato armonicamente quello che succede, dipende un pochettino dal riff affrontato. Una cosa fondamentale è questo 5 con il cerchietto verde, in questo caso per farti appunto vedere cos'è. Dopo chiaramente il cerchietto non ci sarà più, ma ci sarà questo numero di partenza. Cioè io ho l'accordo di fa settima, il numero sotto la nota di partenza indica il suo grado rispetto alla tonica. Ok? Se il mio blues è in fa e io parto con una nota do, sto partendo dal quinto grado del fa. Okay, dalla sua quinta, il do. L'arpeggio di fa è fa, la, do e mi bemolle. Okay, quindi il do è la sua quinta. Perché è fondamentale questa cosa qua? Perché poi quando andrai a trasporlo sul quarto grado, quindi sul secondo accordo del blues, che è il si bemolle, dovrai partire dalla quinta di si bemolle. Ok, questo perché? Perché noi andremo a mantenere la diteggiatura. Quindi questa è la prima parte, io parto dal do, il fa è il mio punto di riferimento, molto importante la porzione, quindi qua ho l'accordo di fa e questa sarebbe la tonica e io parto dalla quinta. Sul secondo accordo, che è il si bemolle, dopo andiamo anche a vederlo bene questo nello specifico, io devo andare a spostare la mia porzione, quindi il mio accordo di si bemolle va a spostarsi qua sul tasto 13 e io andrò a partire dal tasto 15, quindi dal fa, cioè dalla sua quinta, e vado a costruire la stessa frase con la stessa diteggiatura. Quindi tu, una volta memorizzata questa diteggiatura, la porzione della tastiera, dovrai solo più spostare la porzione della tastiera. Se non te ne intendi ancora tanto di blues, comunque qua vengono spiegate nel dettaglio anche proprio la struttura blues presa in considerazione, che è quella del blues tradizionale. Quindi la più semplice possibile, quattro battute di fa, qua prendevo chiaramente il primo esempio, quindi il blues in fa, poi va sul si bemolle, poi torna a fa, do si bemolle e conclude di nuovo con il fa. La cosa più importante però sono queste trascritte in verdi, cioè i gradi. Io ho il primo grado, che è il fa, poi salgo sul suo quarto grado, eccetera, eccetera, poi l'altro accordo sarà quello sul quinto grado che scende al quarto e poi ritorna sul primo. Perché è fondamentale questa cosa? Perché nel momento in cui io vado a cambiare la tonalità del mio blues, vado a ragionare più sui gradi che sull'accordo in sé.
Questo mi porterà a suonare in maniera più semplice, ok? Andando avanti, ecco, nei primi esercizi viene spiegato proprio nel dettaglio, cioè è anche trascritto tutta la struttura del blues, il fa che va sul si bemolle, eccetera, eccetera, do settima, si bemolle, in cui io vado a trascrivere proprio anche la trasposizione, quindi se qua parto dal do, questo esercizio partiva dal do, si bemolle, sol. Questo do, si bemolle, sol, ok? Perché sono sul fa. Il riff viene fatto due volte perché abbiamo quattro battute di fa e il riff era sviluppato su due. Quando va sul quarto grado, io qua vado a prenderlo e scrivo fa, mi bemolle, do. Tra l'altro, perché lo scrivo solo qua? Per farti capire come funziona, perché poi nella realtà è anche molto difficile da leggere in porzioni più acute, quindi quello a cui si vuole arrivare è che tu lo faccia a memoria, lo faccia a memoria e trasponga con la testa e non necessariamente con la scrittura. Questo perché è proprio più semplice, poi tu prendi i tuoi punti di riferimento e piano piano migliori. Vedrai che questo qua a livello, secondo me, didattico ti servirà poi molto quando vai a suonare nella realtà. Quindi all'inizio poi chiaramente qua do varie informazioni per spero colmare qualunque dubbio che possa venire. E poi veniamo alle basi. Io quindi ho il lick, devo andarmi, ecco, blues in fa. Quindi io qua ho le basi, vado in basi blues, cerco la tonalità, quindi fa, vedi in fa. Ne ho quattro diversi, 90, 110, 130, 150 in fa maggiore, ok? Quindi prendo una velocità, questo qua veniva descritto come 130. Inizialmente quindi posso prendere 90, 110 per esercitarmi, ok? Prendiamo ad esempio 110, la porto di là, ok? La faccio partire e lui mi suonerà per 3 minuti e 36 un blues in fa, senza basso. Sul mio riff, quindi queste qua sono anche delle idee melodiche che possono anche essere sviluppate in un secondo momento. Chiaramente all'inizio la studio così com'è e cerco di familiarizzare su ogni grado e poi le possibilità di studio sono molto molto ampie. Ok? Nei punti, quindi ti dicevo prima, in cui serve, vado a spiegare armonicamente, vado a spiegare le posizioni, sono 42 riff, quindi c'è veramente tanto materiale. Proviamo ad andare, ad esempio, verso, ecco, ci sono dei punti in cui ci sono delle cose teoriche da spiegare, tipo la sostituzione degli accordi con la diminuita. Non vado troppo nel dettaglio, però comunque viene già spiegato in maniera, secondo me, abbastanza
abbastanza facile poi da mettere subito in pratica e da capire come funziona. Quindi qua vado avanti, ad esempio questo qua è l'ultimo. Cosa vado a mettere? Questo lick utilizza l'alterazione di tredicesima, il sol, quindi sull'accordo di si bemolle io vado a usare la nota sol come tredicesima. Nelle parti sopra probabilmente spiegavo già qualcosa del genere, comunque non solo di teggiature, ma anche armonicamente viene spiegato cosa si può utilizzare sull'accordo per creare delle frasi melodiche e quindi poi anche delle improvvisazioni in un secondo momento. Quindi ad esempio questo lick 42, ecco ti faccio vedere MP3 lick. Tu trovi i 42 lick suonati a due velocità solo sul primo grado per sentire come suonano, quindi per poterli studiare inizialmente prima di fare tu la trasposizione quarto grado, quinto grado. Proviamo a sentirlo. Perfetto, questo è a 80 bpm di velocità. Viene fatto, mi sembra, 4 volte e poi viene aumentata la velocità a 100, che è quella poi consigliata. Ok? Scema la base e parte quella a 100, ancora nella stessa traccia. In questo modo tu ti puoi esercitare su due velocità diverse suonandoci sopra. Poi invece quando sei pronto a trasportarla su tutta la struttura, allora vai a prenderti la base blues, vai a cercarti tonalità si bemolle e vedi qua viene proposta 70, 90 e 100, quindi hai tre possibilità diverse di velocità con cui interfacciarti ed andare a suonare. Quindi anche qua c'è tanto materiale, sia audio che anche di parti o anche delle informazioni armoniche, c'è un pochettino di tutto. Ok? Ti ricordo ancora, se vuoi guardare qualche informazione in più, vai sul mio sito www.carlochirio.com, qua sopra su ebook. Vai a scegliere Bass Blues Lick, tra l'altro avrai dei video dove spiego altre cose, varie informazioni che spiegano. Si tratta di un PDF, gli audio vengono mandati a parte, lo puoi acquistare cliccando, ti rimanda su Streetlib oppure su qualunque altro digital store. Come vedi, 8,99 euro, il prezzo è più basso possibile, appunto per poter dare a chiunque la possibilità, se c'è la passione, di poter avere delle informazioni e di poter coltivare questa passione e poterci studiare. Infatti anche gli audio li mando poi io a parte, tutto manualmente, anche per poter tenere un prezzo più popolare possibile. Ok, benissimo. Allora io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Segui sul canale, sto facendo alcuni video dove presento un po' i miei vari metodi ebook e ci vediamo al prossimo video. Ciao!